Questa sera siamo qui per parlare di una questione molto importante per quanto riguarda il territorio canavesano, ovvero quella della raccolta e dello smaltimento di rifiuti. Una questione che è di competenza del CCA, il Consorzio Canavesano Ambiente, che tra l'altro proprio di recente ha cambiato, o meglio, ha rinnovato quello che è il suo consiglio di amministrazione. Siamo qua con il nuovo presidente, il mio presidente, un volto conosciuto in canavese, Valerio Grosso. Salve. Già, buonasera Valerio, già primo cittadino di Montalenghe, attuale consigliere di maggioranza, e oggi appunto sei qua per chiacchierare con noi e per raccontarci un pochino di quelle che sono le novità sostanziali di questo tuo nuovo ruolo, un ruolo molto importante perché ricordiamo appunto, come dicevo prima, CCA è sicuramente il consorzio che gestisce uno dei servizi più importanti sul territorio. Raccontaci di questa tua nuova avventura, quali sono i primi passi che hai compiuto, che compirai e quale futuro aspetta il CCA. Allora, l'11 luglio c'è stata la riunione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio, quindi che dei rappresentanti dei 104 comuni che fanno parte del Consorzio, hanno rinnovato il Consiglio di amministrazione e la carica di presidente. Come presidente, appunto, dicevi, sono stato eletto io. Nel ruolo dei altri quattro membri del Consiglio di amministrazione sono stati eletti Ricciardi Fernando, Marco Puglisi, Davide Guarino e Ferdinando Giuliano. Questi sono i nuovi componenti del CDA, quindi del Consiglio di amministrazione. Insieme gestiremo questo consorzio che, per farla breve, è il consorzio che si pone a monte dei due servizi, delle due aziende che svolgono la raccolta dei rifiuti nel nostro territorio, quindi la Società Canavesana Servizi, la SCS per l'area delle Pore Diese e Canavese Orientale, e la Tecnoservice, che è l'attuale azienda che svolge la raccolta nel Canavese Occidentale. Noi siamo un po' il consorzio, viene chiamato di bacino, quindi di area, che effettua il controllo sulla qualità del servizio che svolgono queste aziende e nei rapporti con i comuni per quanto riguarda la tariffazione, la parte, diciamo, gestionale delle tariffe della raccolta rifiuti. Quindi è sicuramente un incarico importante e che mi fa onore la fiducia che mi è stata accordata da tutti i sindaci di questo territorio. L'ho preso in carico molto volentieri perché ritengo che sia un settore fondamentale. Come tutti ben sappiamo, oramai la questione ambientale è una questione di primaria importanza anche nel nostro territorio, soprattutto alla luce di quello che potrebbe essere e diventare una potenzialità, la raccolta dei rifiuti per quello che è la produzione di energia, ma anche per quello che è la difesa dell'ambiente, quindi di migliorare sicuramente lo standard e la qualità della raccolta. Argomento appunto quello del futuro ambientale, quello che possa essere, visto soprattutto il periodo molto delicato anche di impatto energetico, lavorare sempre più sulla questione green sicuramente interessa anche il territorio canavesano, il CCA e in questo caso i 104 comuni che rappresentate. Allora, sicuramente gli obiettivi principali del nostro mandato, che durerà 5 anni, sono quelli che ereditiamo anche dalla vecchia gestione, dove tra l'altro va il mio più totale ringraziamento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Perinetti e del CDA che ci ha preceduto. Gli obiettivi sono principalmente quello di contenere i costi della raccolta e quindi di non incidere ulteriormente sulla tariffa rifiuti per i cittadini e per le aziende. Questo è sicuramente l'impegno maggiore perché sappiamo che oggi aumentare anche di poco quello che è la bolletta per una famiglia o anche solo per un'azienda magari significa aggiungere quella goccia che spesso fa purtroppo traboccare il vaso. Quindi sicuramente su questo aspetto noi porremo l'accento maggiore. L'altro aspetto è quello proprio della raccolta. La raccolta oggi va migliorata dal punto di vista qualitativo, soprattutto perché c'è molta più difficoltà rispetto al passato a portare i rifiuti differenziati alle società che fanno riciclaggio, cioè le società che riciclano pretendono una maggiore qualità. La carta deve essere migliore, deve essere differenziata bene, non deve essere più inquinata, ad esempio, così come la plastica, il vetro. Quindi va migliorata proprio dal punto di vista qualitativo. L'altro aspetto è la quantità che viene prodotta pro capite.
ci sono degli standard che l'Europa ha imposto con dei traguardi che vanno raggiunti. Questo territorio in passato ha fatto già un ottimo lavoro e quindi è su una buona strada, però ovviamente vanno raggiunti questi traguardi, quindi non ci impegneremo in questo. Quel poco che manca bisogna assolutamente cercare di arrivarci anche in tempi brevi, perché appunto le questioni sono sempre più pressanti sotto questo punto di vista anche europeo. Uno degli argomenti importanti di cui si discute, tra l'altro ormai da tempo, è anche la questione del famoso rinnovo del bando sul territorio, in particolare sul territorio dell'Alto Canavese, per quello che è attualmente il servizio ricoperto da Tecnoservice. Ci puoi dire qualcosa? Ci sono delle novità riguardo il bando? Le novità sono recentissime, perché venerdì in sostanza è arrivata la lettera da parte della SCR, che è la società regionale per la committenza, quindi per la gestione di questo appalto. L'appalto è stato assegnato alla Tecnoservice, che attualmente lavora in regime di proroga, però in questo momento gli è stato assegnato in una fase, diciamo, definitiva, viene chiamata, che è la fase che precede alla firma del contratto vero e proprio. Per cui venerdì è stata aggiudicata la gara alla Tecnoservice, e se appunto tutto va come deve andare, fra circa un mesetto, espletate alcuni passaggi burocratici, verrà firmato il contratto e da lì potrà continuare ad operare per i prossimi 6 anni, come previsto dal contratto, per la raccolta su questo territorio. Quindi anche alla fine di quello che era una questione abbastanza delicata, perché il continuare la proroga, anche quello che non era un futuro così certo, dava anche preoccupazione a molti tuoi colleghi amministratori del territorio, che più di una volta hanno fatto sentire anche la loro voce sotto questo punto di vista. Io ho sempre raccolto tutti i suggerimenti, le critiche e anche un po' le sensibilità del territorio. Questo territorio, dal punto di vista della raccolta differenziata della raccolta rifiuti, ha una certa sensibilità dovuta anche a un passato, purtroppo tutti ben sappiamo, piuttosto travagliato. Quindi sul discorso i colleghi amministratori e sindaci sono molto attenti e giustamente si aspettavano un chiarimento sulla questione appalto. Il chiarimento è arrivato, ora con la firma del contratto comincerà un nuovo rapporto, sempre chiaramente con la Tecnoservice, con termini diversi, perché cambierà anche alcuni aspetti della raccolta, non fondamentali, quindi non ci saranno sicuramente delle rivoluzioni, ma dal punto di vista qualitativo ci saranno dei cambiamenti, ma più di tutto, per quanto concerne e attiene al ruolo del Consorzio Canavese dell'Ambiente, promettiamo fin da ora una particolare attenzione soprattutto sulla qualità del servizio, sul rapporto con la Tecnoservice stessa e sul rapporto che la Tecnoservice ha con comuni e cittadini e imprese. Anche se non direttamente legato al territorio, secondo te, ad esempio, il discorso che si fa molto spesso sul territorio italiano, ad esempio l'utilizzo di un possibile, la realizzazione di un possibile termovalorizzatore, o comunque queste situazioni che ad esempio in altri paesi vengono già, sono, diciamo così, assodate. Per quanto riguarda un tuo pensiero, al di là del Presidente del CCA, ma anche da cittadino e da amministratore, secondo te quale può essere il futuro anche della questione rifiuti, al di là della raccolta, ma soprattutto dello smaltimento? Allora, io credo che magari potrebbe essere un discorso banale che si sente spesso in giro, ma io lo sposo in pieno. Allora, i rifiuti forse fino ad oggi e sicuramente a ieri venivano considerati un problema. Ora questo paradigma va cambiato, i rifiuti sono una risorsa, in tantissimi paesi diventano una risorsa per produrre energia, che sia calore oppure comunque energia per le industrie e per la cittadinanza privata. Io credo che se noi cominciamo a pensare seriamente che i rifiuti sono una risorsa e che come tale va sfruttata e che quindi non deve avere un impatto negativo sulla vita dei cittadini, ma anzi deve avere un aspetto positivo, io credo che a questo punto cambiamo anche tutta la nostra concezione di quelli che sono gli impianti. Quindi un termovalorizzatore non diventa più un problema per come viene gestito, perché fa i fumi, perché potrebbe inquinare, perché potrebbero gestirlo male, ma diventa un volano invece di economia, di produzione di energia e anche forse di abbattimento di quei costi di cui dicevamo prima. Ora,
Questo sinceramente non è un problema che riguarda questa zona, perché noi fortunatamente un termovalorizzatore ce l'abbiamo e anzi funziona bene, addirittura è in grado di recepire rifiuti provenienti da altre regioni, per cui in questo momento, almeno per quello che è la nostra zona, di termovalorizzatori non se ne parla. Però comunque io ritengo che tutti questi impianti dovrebbero diventare un fattore positivo. Oggi forse quello che manca ancora al nostro territorio è quello che magari da altre parti viene chiamata filiera corta. Noi oggi per il riciclaggio di tanti rifiuti dobbiamo portare i nostri rifiuti fuori zona, ecco. Magari non lontanissimi, non è che fanno il giro del mondo, però vengono portati fuori zona. Se cominciassero a crescere e a installarsi sul territorio delle realtà di riciclaggio, sarebbero intanto delle attività in più, e in più permetterebbero di portare i rifiuti più vicini, quindi con dei risparmi non indifferenti, oltre a creare lavoro e possibilità. Il discorso che facevi prima del fatto che il rifiuto non è un problema, ma è una base fondamentale da cui poter far crescere anche il territorio, che, visto le situazioni drammatiche che stiamo vivendo in questo periodo, la crisi in generale, anche la mancanza purtroppo di a volte posti di lavoro, come dici, hai sottolineato prima, potrebbe essere una risorsa per l'intero canavese. Quindi il canavese deve anche capire quale strada intraprendere, e CCA credo che possa essere, diciamo così, lo strumento, definiamolo tale, in grado di poter anche dare i giusti input anche alla gente, che è la prima che deve capire una buona, un modo buono per quanto riguarda il trattamento del rifiuto, già a partire da casa propria, può essere d'aiuto a tutto il resto della filiera. Esattamente. Io d'altronde, da amministratore, da ex sindaco, già all'epoca cominciavo a cercare di stimolare il cittadino, non più a dirgli migliora la raccolta differenziata perché così si abbassa la tariffa, perché intanto difficilmente si riesce ad ottenere questo risultato, o almeno nell'immediato o in maniera così diretta, cioè oramai non c'è più un rapporto diretto, faccio meno raccolta, pago meno, perché ci sono dei costi fissi, perché oramai anche la componente energetica, ad esempio nell'ultimo anno, ad esempio il fatto di dover pagare le spese di trattamento sanitario per il Covid hanno sicuramente inciso sulle spese, e quindi ci sono sempre delle spese che esulano dal costo puro della raccolta. Oggi bisogna dire al cittadino che fare una raccolta fatta bene è un principio fondamentale, cioè è un principio di difesa dell'ambiente, è un principio che direttamente incide sulla qualità della vita delle persone, e in più potrebbe appunto essere una risorsa, e quindi anche economicamente potrebbe avere un ritorno collaterale, magari non diretto sulla bolletta, ma comunque generando posti di lavoro, generando economia. Non è un discorso impossibile, e soprattutto fargli capire che alla lunga è comunque una risorsa, e quindi anche se magari non incide direttamente sulla bolletta, non viene ridotta la bolletta direttamente, comunque è un principio al quale si deve attenere qualsiasi cittadino a prescindere. Vero che il cittadino è il primo a dare l'input importante per rispetto alla natura, di ciò che circonda una città, un paese, una via, una strada pulita, già solo a iniziare da quello, è un segno anche di civiltà, sicuramente è un primo passo verso un risultato complessivo più importante, che sarà quello appunto di arrivare ad avere poi una indifferenziata che funziona con i risultati richiesti, e di conseguenza tutto ciò che ne conviene. Sì, sì, certamente. Anzi, io credo fortemente nei canavesani, perché comunque noi viviamo in un territorio fatto di piccoli comuni dove c'è una sensibilità, un senso dell'appartenenza, e soprattutto siamo consci di vivere in un ambiente ottimo, con una qualità della vita medio-alta, e sappiamo che questo ambiente e questa strutturazione del territorio è la nostra ricchezza, e i cittadini ne sono ben coscienti. Ora, non voglio dire che siamo perfetti e che quindi non ci siano abbandoni di rifiuti o storture, anzi, nel conferimento. Purtroppo sono ancora dei difetti che ci portiamo dietro, ma nel contesto complessivo abbiamo paesi che fanno delle percentuali di raccolta che sono all'apice
del, non solo del territorio piemontese, ma anche del territorio nazionale. E questo significa che il canavesano si rende conto di quanto è importante e sta dando impegno nella raccolta differenziata. Io credo che vada semplicemente accompagnato in questo processo. Gli va detto, ogni tanto gli va detto grazie per quello che fai e che è comunque grazie al cittadino questo territorio è bello così come lo conosciamo anche per la qualità della raccolta differenziata. Bene Valerio, grazie, giungiamo al termine di questa chiacchierata. Grazie ancora per averci anche raccontato delle novità importanti, perché appunto tanti aspettavamo di avere delle news. Non ci resta che augurarti un buon lavoro, un cammino importante, perché comunque il ruolo che oggi assumi è fondamentale, sperando di ritrovarci più avanti anche per fare di nuovo un bilancio eventualmente non solo di quello che sarà il tuo cammino all'interno del CCA, ma anche per capire quello che sarà il cammino dei canavesani e del canavese sotto questo punto di vista. Grazie Davide. Grazie a te, grazie mille. Grazie. Ciao.